everybody, for Marco Domeniconi of Every Music Consultant. Today we're gonna talk about Uncle UNKLE. Parleremo degli Uncle U.N.K.L.E. Non è un vero e proprio gruppo, un collettivo, si potrebbe dire. It's not really a band, it's a collective, an ensemble of different artists. Questa è la stupenda In Estate. I love this In Estate by Uncle. Uncle, un collettivo musicale, dicevo, formatosi in Inghilterra nel 1994. Un collettivo musicale, cioè una cosa molto aperta. Chi va, chi viene, ognuno contribuisce artisticamente. Non è un vero e proprio gruppo, molto elastico. Come una famiglia allargata, senza confini però. Nel 1994 il leader storico della label, dell'etichetta discografica Mowox, James Lavelle, contatta l'amico Tim Goldsworthy. In 1994 the historic leader of the label Mowox, James Lavelle, contacted the friend Tim Goldsworthy and the Japanese producer Kudo, e il produttore giapponese Kudo, che proviene dal etichetta discografica giapponese Major Force, già membro del gruppo psichedelico Skylab. L'anno successivo prende forma al primo lavoro discografico, si tratta di Time Has Come, un mini album di remix che racchiude diversi generi musicali, hip hop, funky, ambient, elettronica. Year after start up the first discographic work. It's about Time Has Come, a small album of remix of music like hip-hop, funk, ambient and electro. Con i remix di John Spencer, Blue Explosion e Tortoise, nel 96 il gruppo si fa conoscere al grande pubblico. After In Estate we'll listen Hold My Hand, Uncle. Questa è Hold My Hand, bellissima. Uncle. Con l'ingresso in formazione di DJ Shadow, la fama della band incrementa in maniera esponenziale. Thanks to the coming of DJ Shadow in the band, the success of the band increased enormously. Infatti DJ Shadow alla fine rimpiazza in un solo colpo Kudo e Goldsworthy, ovviamente li eclissa, e va a costituire con Lavelle un gruppo capace di coinvolgere tantissimi artisti di spessore del panorama musicale mondiale. In fact, they call a lot of different artists very, very famous worldwide. Infatti, fra gli artefici di Science Fiction del 98, che vi consiglio, meraviglioso, vi sono Richard Ashcroft, ex cantante dei Verve, Tommy York, ex cantante dei Radiohead, Mike D dei Beastie Boys, James Newsted dei Metallica, Cool G Rap, Alice Temple, Mark Hollis, e Badly Drum Boy, grandi, grandi artisti, grandi cantanti. Da qui gli Uncle decollano. Many, many big artists, as I told you, from Metallica, Mike D, Beastie Boys, Tommy Orr from Radiohead, Richard Ashcroft, Badly Drum Boy, all included in the album Science Fiction 1998. Suggested. Nel corso della loro carriera gli Uncle hanno lavorato anche come remixer, cioè quelli che prendono un pezzo e lo trasformano a livello di base soprattutto. Oltre ad aver remixato i loro brani, hanno rivisto successi di numerosi altri artisti. Tra i primi remix effettuati ci sono quelli di John Spencer, Blues Explosion, Radiohead, Karma Koma dei Massive Attack, brani di Beck, Ian Brown, Blur, Garbage, Depeche Mode.
After All My Hand, we're gonna listen the remix of London Grammar, Hey Now. Ascoltiamo adesso un remix di London Grammar, Hey Now, fatto da loro. Sentite, molto bravi anche come remixer, eh? Un brano di London Grammar, un gruppo di formazione britannica, una voce splendida, e loro qui l'hanno remixata, Hey Now, Uncle, London Grammar Remix. Ovviamente introduzioni piuttosto lunghe, come tutti i remix che si rispettano, sta arrivando, eh? Long introduction as every remix. Introduzioni lunghe sono dovute al fatto che i DJ devono mixare un brano dall'altro, ecco perché queste code lunghe, perché iniziano a cantare. Può dare il tempo al DJ di imbroccare la battuta, come suol dire. Da qui queste lunghe introduzioni, non adatte a trasmissione radiofonica ovviamente. Per cui dice, ma quando inizia sto pezzo? Iniziamo fra poco. Uncle often stressed in U Pont and KLA, or Uncle Oxygen, known as Uncle Sound, is a British musical outfit founded in 1992 by James Lavelle, as I told you. Originally characterized as trip hop, the group once included producer DJ Shadow and employed a variety of guest artists and producers. Hanno anche fatto dei remix per i Queens of the Stone Age. Un remix degli Oasis per il film Goal, grandi remixer. I hope you enjoy this program about Uncle. Sentite che bella questa Hey Now, meravigliosa formazione London Grammar, primo album stupendo che vi consiglio. Lei ha una voce meravigliosa, oltre che essere una bellissima donna, ragazza, diciamo. Voce potente, scura, quasi dark. Contrasta con la sua bellezza angelica, un po' diafana. Ecco qua. Sì. London Grammar dicono che siano quel filone un po' wave grave, no? Wavegrave sarebbe l'onda della tomba, un genere un po' gotico che in questi ultimi anni, due o tre anni, ha preso piede. Le voci un po' gutturali, dark, alla Suzy and the Banshees, anni 80. C'è un filone molto interessante. Arriva, eh? Cresce, cresce, it's growing up, it's coming. Remix by Uncle, Hey Now, London Grammar. 1, 2, 3, 4. Purtroppo abbiamo poco tempo e vorrei farvi sentire un ultimo brano, Burn My Shadow, con l'incredibile voce di Cult, Ian Astbury, qui recuperata. Sta arrivando, eh? Ian Astbury dei Cult, una band rock gotica new wave degli anni 80. Lui sembrava un po' un pelle rossa, un tipo un po' strano. Decisamente. Burn My Shadow, Uncle Remix. I hope you enjoyed this program about Uncle. Spero vi sia piaciuto questo programma sugli Uncle, questo collettivo inglese. Ciao a tutti da Marco Domenconi, alla prossima puntata. I've burned my tomorrows and I stand inside today at the edge of the future. And my dreams all fade away. I have burned.
my tomorrows, and I stand inside today at the edge of the future, and my dreams all fade away. Ogni mattina un ospite di rilievo. Con noi oggi Marco Dominiconi.